cassa di risparmio di 100 avete attivato il progetto Mindfulness, un progetto dedicato ad accrescere la consapevolezza e la concentrazione dei dipendenti. A chi era rivolto, come si è svolto il progetto e quali erano gli obiettivi? In cassa di 100 abbiamo sempre creduto nella posizione per cui il benessere psicofisico delle persone sia strettamente legato alla produttività. E dovendo affrontare, come tutti gli istituti bancari, un periodo molto impegnativo sia dal punto di vista economico e sicuramente di cambiamento dei paradigmi, abbiamo deciso di valorizzare le nostre risorse dal punto di vista della presenza mentale e della concentrazione. Siamo stati indirizzati anche dai risultati della customer interna, che avevano evidenziato non una carenza di motivazione né di competenze del personale, ma un disallineamento tra la rete e la direzione generale, soprattutto una mancanza di empatia fra, diciamo, le due squadre di una stessa banca. Quindi abbiamo deciso di utilizzare lo strumento della mindfulness, che è in pratica un allenamento alla presenza mentale e alla concentrazione che lavora sull'individuo. La mindfulness, nella definizione di chi l'ha codificata, che è Jon Kabat-Zinn, è un'attenzione intenzionale al momento presente in maniera non giudicante. Questo permette di sostituire tutti quelli che sono dei comportamenti reattivi e quindi spesso non ragionati con un pensiero invece logico e cognitivo diverso. Ci siamo ovviamente rivolti ad un docente di eccellenza che è Filippo Scianna di Mindful Work, che ha accompagnato dapprima i talenti della banca con un percorso che si chiamava Cambiamenti e che era stato interamente finanziato dal fondo FBA e poi sulla scia dell'entusiasmo che si era generato in questi 35 ragazzi abbiamo portato l'esperienza per i nostri manager. Quindi io posso affermare con orgoglio che 74 manager di Cassa di 100 hanno sviluppato presenza mentale per 2 giorni e i risultati si vedono in termini di produttività, concentrazione e soprattutto nel passare, questo era l'obiettivo principale, da una tematica lineare del problem solving a proprio una modifica cognitiva dei processi di creazione anche di pensiero e di condivisione. Proprio mi metto nei panni degli altri, essendo più consapevole di me stesso, so anche fino a dove posso chiedere al mio collega, fino a dove posso spingermi. Qual è stata la ricezione di questo progetto? Allora, sicuramente all'inizio con i talenti è stato molto semplice, nel senso che era una platea molto entusiasta della novità. Con i responsabili c'era stata un po' più di resistenza, ma abbiamo ricevuto tantissimi feedback positivi e soprattutto il docente stesso ha ricevuto mail, ringraziamenti e proposte di estendere il corso anche ai collaboratori. Quindi ci stiamo riflettendo perché sicuramente è un buono spunto e avere, diciamo, l'approvazione di colleghi, anche quelli più duri al cambiamento, è stato positivo. Voi siete molto integrati nel vostro territorio. Ci sono stati riscontri anche all'esterno della banca? Sicuramente c'è stato un eco di risonanza perché la pratica della mindfulness è praticata appunto in molte aziende come Google, come Deutsche Bank, come Yahoo. Però in una banca come Cassa di 100 si è parlato proprio di mindfulness, non nascondendola, in team building, in project work, in time management, e questo ha creato interesse per esempio in altre aziende di altri settori che mi hanno contattata per chiedermi riferimenti dei docenti o materiale, proprio perché l'interesse sta crescendo, ma sta crescendo verso percorsi strutturati e non più nascosti. Cioè, per fortuna si è iniziato a sdoganare anche concetti che potevano avere un'attinenza che sembrava meno pratica, invece con un valore che è quello della produttività, della concentrazione, la limitazione dell'assenteismo, degli errori, e quindi sta iniziando a prendere piede. Avete messo in cantiere altri progetti? A marzo siamo finalmente sbarcati sui social con ritardo rispetto a tutti gli altri competitors, ma in maniera molto strutturata, nel senso che essendo una piccola banca non potevamo compiere passi falsi, quindi ci siamo dotati dapprima di policy, siamo stati seguiti da una società che è The Fool di Milano, che ci ha seguito e ci ha presi per mano, e abbiamo aperto la prima pagina Facebook e successivamente la LinkedIn. Diciamo che la novità però che ci contraddistingue anche qua, non originalissima però in cui crediamo molto, è l'aver creato 2 team. Il primo è l'Ambassador Team,
che praticamente ha visto il coinvolgimento di tanti colleghi, non solo del marketing e della comunicazione, ma di tutta la rete vendita, che si presentano con un calendario appunto programmato, raccontando la propria passione e il perché la propria passione può trovare condivisione in cassa di risparmio di centro. Abbiamo notato come ad esempio il post in cui si presenta il collega dell'organizzazione riceve più like e condivisioni rispetto al post che pubblicizza un prodotto o un'iniziativa. Inoltre abbiamo creato un team che si chiama Innovation Team, che ovviamente fa capo alla comunicazione e al marketing, ma che riceve spunti interessanti dai colleghi sparsi un po' in tutte le filiali. E un esempio concreto è stato per la Festa della Donna, che una ragazza che lavora nell'area di Ferrara ha suggerito di regalare le mimose fuori dalle filiali, e questa iniziativa ha avuto molto molto successo. Quindi stiamo andando avanti parallelamente anche con questi progetti.